Si chiude con l'appuntamento dedicato al tema People Management l'Officina di Organizzazione Aziendale dell'Università del Molise, come ogni anno proposta dalla professoressa Di Virgilio. A parlarne Mauro Dotta, esperto consulente delle risorse umane ed autore del libro Leadership Affettiva, imparare a essere buoni leader per un futuro sostenibile, la lezione di Alice, la tartaruga senza guscio. Chi può guidare le persone è la domanda che l'autore, protagonista e voce narrante si fa osservando il figlio all'inizio di un viaggio tra il mare e la terraferma. Qui, accompagnati da una tartaruga di nome Alice, i due vanno alla scoperta delle caratteristiche di un leader affettivo. Professoressa Di Virgilio, Massimo Dotta è l'ultimo degli importanti ospiti dell'Officina di Economia di Organizzazione Aziendale del 2022. E vogliamo fare un bilancio di questa ultima edizione? Allora, l'Officina di Organizzazione Aziendale, faccio una premessa, parte con l'idea di strutturare all'interno di corsi di laurea triennale e magistrale i miei corsi, quindi di organizzazione aziendale, comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, uno spazio fisso operativo di team building dove gli studenti, oltre a mettere in pratica step by step la teoria attraverso esercitazioni, casi pratici, quest'anno hanno partecipato con un progetto a un contest nazionale, concorrono quindi all'interno di AssoCenci, che è una grande associazione di consulenti e docenti universitari che si muovono nell'ambito del management, quindi il loro progetto concorrerà i loro progetti a questo contest nazionale. C'è una seconda area che è quello dell'incontro con personalità, manager che operano a livello nazionale e internazionale. Quest'anno ci sono stati 3 appuntamenti seminariali, il primo con un CEO e un direttore di una scuola irlandese, Flavor of Italy, un secondo incontro con un HR manager di UPSA, una grande multinazionale francese, e oggi invece l'incontro con Mauro Dotta, che rappresenta tra i uno dei consulenti aziendali nell'area HR, quindi di risorse umane, più brillanti e promettenti, che ai ragazzi offre un momento di confronto e di scambio di idee, quindi un momento di grande valore, come mi piace definire quelli che sono i networking virtuosi per il nostro Ateneo e per la nostra filiera aziendale. Mauro Dotti, chiedo a lei, e non perché non c'è la tartaruga Alice, le caratteristiche del leader affettivo, perché leader e affettività, così messi assieme, forse solo in una favola, quella che lei racconta, si trovano insieme. Ma io lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro e nella mia attività. Sul concetto di affettività c'è un po' una distorsione linguistica oggi da parte della società. Affettività non vuol dire vogliamoci bene, ma vuol dire iniziamo a trattarci bene e per trattare bene gli altri. E questo è l'unico aspetto che può darci un futuro sostenibile. Le caratteristiche del leader affettivo? Sono caratteristiche che non sono per nulla scontate, di cui si parla molto poco. Allora, il leader affettivo è un leader che ha la capacità di fermarsi, la capacità di ascoltare, ha la capacità di fare un passo indietro quando ha di fare un passo indietro, ha la capacità di condividere la propria vulnerabilità, ha la capacità dell'umorismo, è umile, è saggio ed è gentile. I punti di forza in un team del leader affettivo? I punti di forza di un team del leader affettivo è che il team a un certo punto diventa autonomo e il leader non serve più, si fa da parte.